Ai domiciliari nascondeva in casa oltre un chilo di droghe all'interno di un tombino, davanti alla sua abitazione un'arma clandestina con relativo munizionamento. È finito in carcere il pregiudicato 29enne Sebastiano Mario Di Stefano. Nel corso della perquisizione domiciliare eseguita, la squadra mobile ha rinvenuto e sequestrato 27 grammi di cocaina contenuta all'interno di una doppia busta per alimenti in celofan, 500 grammi di marijuana contenuta all'interno di una busta in celofan sigillata, 420 grammi di marijuana all'interno di una busta in celofan aperta, 80 grammi circa di marijuana suddivisa in 3 sacchetti in celofan e un bilancino di precisione. Sequestrata anche una somma di denaro ritenuta provento dell'attività illecita e un apparecchio inibitore di frequenze radio in funzione. All'interno del tombino gli agenti hanno ritrovato una pistola calibro 7,65 priva di marca con matricola brasa con relativo caricatore contenente due cartucce calibro 7,65 marca GFL.